La didattica, lo sappiamo, la ricerca, lo sappiamo, ma ce n'è un altro che riguarda la città, le città, i cittadini. Andiamo subito in diretta, vedo Eleonora Fioretti, non mi muovo, sto fermo. Eleonora Fioretti, buongiorno. Sì, buongiorno Rosario. Noi siamo esattamente all'interno del Museo delle Scienze della Terra dell'Università La Sapienza di Roma. Siamo partiti da qua per questo collegamento perché questo è un museo, un vero e proprio tesoro, poco conosciuto ancora. Io sono circondata da pietre meravigliose, minerali, plastici che rappresentano l'attività geologica della Terra e non solo. Come dicevo, questo è un tesoro non solo per la ricerca e la didattica, ma è un tesoro per chiunque voglia venire a visitarlo, e questa è proprio la missione dell'Ateneo, perché oltre alla ricerca e alla didattica c'è proprio questa volontà di aprire le ricchezze della Sapienza al pubblico. E allora non possiamo altro che parlarne con la magnifica rettrice Antonella Polimeni. Buongiorno professoressa, per essere qui con noi. Una missione ambiziosa, ma la Sapienza ha tutte le qualità e tutti gli strumenti per poterla attuare. Assolutamente sì, come ha annunciato lei, ricerca didattica, ma non solo. Terza missione, cosa vuol dire la terza missione? Vuol dire portare la conoscenza al di fuori delle mura dell'Ateneo e quindi aprirsi al territorio. E il sistema museale della Sapienza, appunto, lei ha annunciato di essere il Museo di Scienze della Terra. Sapienza ha 18 musei che saranno messi assolutamente in rete per farli fruire a cittadini e cittadine, oltre che alla nostra comunità, ai nostri studenti che appunto utilizzano i musei anche come strumento didattico e di ricerca. Perché appunto nella missione, in questa terza missione, c'è appunto anche il public engagement, quindi questa apertura al pubblico non accademico. Lei le stava accennando, 18 musei tra il Museo dell'Arte Classica, Fisica e Chimica, sono tantissimi. Le porte della città universitaria, lo ricordiamo, sono sempre aperte, ma c'è anche al di fuori. La Sapienza arriva anche al di fuori di queste mura. Assolutamente sì, tra i musei le ricordo anche l'Orto Botanico, Assolutamente, che che insomma parte proprio lei ha è un fatto. gioiello della Sapienza. L'Ateneo aperto appunto ai cittadini. La scorsa settimana un campus sulla parità di genere organizza il Corriere della Sera. In novembre il Rome Exhibition dei Musei che si svolgerà appunto all'interno dell'Ateneo. Quindi immaginare l'università come un luogo chiuso? No, l'università è un luogo in osmosi col territorio, con la città. Grazie, magnifica rettrice. Non solo musei, ma anche biblioteche. Lo ricordiamo, sono 40 quelle che si trovano all'interno dell'Università La Sapienza. E con Elisabetta Tamburini, direttrice biblioteca Filosofia, Lettere, Culture Moderne, ci sono bellissimi progetti in campo proprio per mettere a servizio del pubblico le competenze. Quindi, di che si tratta? Quali sono questi due progetti? Abbiamo sviluppato due progetti che insistono nel percorso delle biblioteche di apertura e di condivisione delle competenze dei bibliotecari e di valorizzazione del patrimonio bibliotecario anche sul territorio. I due progetti sono uno di messa a disposizione di libri parlati per chi ha difficoltà ad accedere al testo scritto, e il secondo, che è nato grazie alla collaborazione con l'Associazione Differenza Donna, e intende promuovere una riflessione per superare i pregiudizi e gli stereotipi contro la violenza sulle donne. Il secondo invece è proprio di sostenere le donne vittime di violenza che sono ospitate nelle case rifugio, nei centri antiviolenza gestiti da Differenza Donna, con attività formative e di sostegno, ma anche attività ludiche, ad esempio per i bambini che sono ospiti insieme a loro. Ecco, l'abbiamo sentito, sono tantissime le proposte e i progetti, e lo dicevamo, non solo musei, biblioteche, musei al chiuso, ma anche musei all'aperto, come accennava la rettrice, l'Orto Botanico. Ne parliamo tra poco nel secondo collegamento. A te. Si taccia Eleonora Fioretti in diretta, ancora buongiorno. Sì, potete. Sì, buongiorno Rosario. Adesso ci siamo spostati nella sala dei fossili. Ci sono delle collezioni preziosissime all'interno e di patrimonio dell'Università La Sapienza. Dunque ne parliamo con il presidente del Polo Museale La Sapienza, Fabio Attorre. Queste collezioni come potete, le state rendendo fruibili alla cittadinanza?
La Sapienza con i suoi 18 musei ha delle collezioni uniche al mondo, come possiamo vedere qui, che sono fatte di oggetti, di fossili, di strumenti, anche strumenti di ricerca scientifica. Noi abbiamo un grandissimo progetto per digitalizzare tutta questa informazione che deve essere resa disponibile a tutti quanti, non soltanto agli studiosi, ma anche agli studenti e al pubblico in generale. E a Torre, lei non solo è il presidente del Polmuseale Sapienza, anche direttore dell'Orto Botanico che pochi sanno o si ricordano che fa parte dell'Università La Sapienza. Adesso c'è un'interessantissima mostra di dinosauri a cielo aperto, ma ha insomma piante uniche, è un patrimonio anche questo per la nostra città. C'è un evento importante che ci teniamo a ricordare dall'8 aprile. Di che si tratta? Noi ogni anno celebriamo l'arrivo della primavera con la fioritura dei ciliegi del bellissimo giardino giapponese, la cerimonia dell'Hanami, appunto, e quindi invitiamo tutti quanti a venire a vedere il nostro giardino in fiore, che è qualcosa di spettacolare, il 9 e 10 aprile di questo mese. Ecco, quindi abbiamo le competenze, i docenti, i direttori, ma ci sono anche gli studenti, che con le loro attività di volontariato, mettono in campo, progetti proprio per il pubblico non accademico. Lucia Lombardo, rappresentante degli studenti, di cosa vi occupate? Sì, buongiorno. Noi rappresentanti degli studenti, nello specifico noi siamo di Sapienza in Movimento, in linea con le politiche d'Ateneo e della governance, lavoriamo quotidianamente per far sì che la vita di uno studente non si limiti al percorso accademico e curricolare, quindi sia arricchito da una serie di esperienze, iniziative in ogni ambito, sostenibilità, parità di genere. Terza missione intesa come porre l'università al centro della nostra città. Crediamo in questo perché crediamo che solo così la nostra formazione possa essere a tutto tondo. E concludiamo con Giuseppe Ceccaroni, prorettore e vicario. Ci sono delle politiche per attuare tutto ciò in flash? Sì, tutto quanto si basa su un piano per la terza missione portato avanti da prorettori e delegati, una fitta rete di accordi e collaborazioni con le istituzioni, le associazioni del terzo settore, le istituzioni culturali. Finanziamo attività di terza missione con un bando molto ricco, si è appena concluso, stanno iniziando le attività di quest'anno, faremo la stessa cosa per rifinanziare il bando. Grazie, restituisco la linea. Grazie.